Sono Alfano Po. Su quali circostanze lei chiede di essere messo a confronto col Sinagra? Perché lui si deve spiegare più chiaro. No, questo non è materia di circostanze. Lei mi deve dire su quali circostanze comuni a lei e al Sinagra Vincenzo. Per dimostrare la mia innocenza, signor Presidente. Questo è... Quello è lo scopo finale. Ma dico, le circostanze quali sono? Su quali... Quali sono i fatti? Che lei non lo sa, signor Presidente. Lei lo sa. Se ma lei io, non c'entro, lei lo chiede il confronto. Lei deve dire quali sono i sono punti. Chiamati in coro di estorsione. In correità, sì. Si tentata estorsione. No, su questi estorsione. Punti. Questi sono i punti. Attentata estorsione, danneggiamento alla Max Meyer. Io voglio dimostrare a tutta la Corte la mia estraneità a questo fatto. Tramite il confronto che sì, fa con sì, noi. Sì. Dunque, vediamo il pubblico ministero che cosa... Secondo me non ha compreso bene. Per favore, il microfono al pubblico ministero. Relativamente al confronto il pubblico ministero non si oppone, però se circostanze specifiche, come è stato richiesto peraltro da parte civile, non ve ne fossero, come credo che non ve ne siano, può essere solo oggetto di domanda all'imputato. Perché io ho capito che l'imputato Alfano Paolo. Ma lo vuole guardare negli occhi? Dice, no, richiede una chiarificazione da parte dell'imputato ai fini di eventualmente dimostrare la sua estraneità, se non vado errato. Allora a questo punto si deve fare chiarire all'imputato quali sono gli elementi che grano. Allora questo non è materia di confronto. Se ho capito bene, non è materia di confronto, ma di interrogatorio. Comunque il pubblico ministero non si oppone. Non mi oppongo. Ma il pubblico ministero non è coerente con le premesse. No, non mi oppongo. Non è un problema di coerenza, perché sostanzialmente se l'imputato, se una ricerca di giustizia ritiene l'imputato di ricevere giustizia da una posizione di confronto, anche se generica, non ho motivo di ostenere, perché la verità trionferà sempre, comunque. In questo senso. Sì, io capisco perfettamente se si negano i presupposti per il confronto. No, siccome è stato ammesso per rotolo senza alcuna specificazione di circostanze. Per rotolo? Sì, rotolo, non è che ha detto io chiedo il confronto e basta. Sì. Non è che c'erano circostanze specifiche precisate all'imputato, anzi ho visto che erano molto generiche e di contestazione. Se è stato ammesso per l'uno non capisco perché non deve essere ammesso dagli altri, ecco perché non si oppone al pubblico ministero. Vabbè, non si oppone in sostanza al confronto. Sei appassionato di storie di mafia e vuoi scoprire i segreti più oscuri e le vicende meno conosciute? Abbonati al canale dal pulsante che trovi sotto al video oppure dal link che trovi in descrizione e accedi a video esclusivi dedicati ai misteri della mafia, alle inchieste più scottanti e ai racconti che non troverai da nessun'altra parte. Entra adesso nella nostra area riservata e scopri tutto ciò che la storia non ha mai rivelato. Il civile vuole interloquire adesso che... La situazione è questa, avvocatessa Lecci. Presidente, in linea di principio la parte civile non si oppone a nessuno di quegli atti e strumenti che sono necessari per la ricerca della verità. Stanti così le cose, si faccia pure il confronto per quello che può valere. Certo, bisogna dire che non è ortodosso, in senso proprio tra virgolette, comunque si faccia pure. Ma Alfano, lei è difeso da chi? Avvocato Filecci. Avvocato Filecci, il quale non è presente in aula? Non è ancora venuto. Solo dall'avvocato Filecci le è difeso? Sì, ma vengo ugualmente pure che non c'è, signor Presidente. Vuole venire ugualmente? Allora, che... Allora, la Corte, ritenendolo utile e conducente, ammette il confronto e dispone che esso abbia subito luogo. Allora, si porti qui l'imputato Alfano Paolo. Thank you.
Vediamo se funziona il microfono, vediamo. Prova. Sì. Allora, Sinai. Confermo l'otto quello che... Lei lo conosce? Sì, lo conosco. È insieme con me. Insieme con me l'omicidio di Rungheri, come si chiama? L'omicidio di Pedone Ignazio, io non me ne confondo, io ho detto sì, l'omicidio. Ma comunque sono stralciati quell'episodio, non è, è un altro progetto. Ci confermo tutto, per la bomba che ha messo insieme con mia cugina e Rotolo, aveva di 18 Meccano. Io ci posso indicare un luogo, però di preciso sì. Poi ho detto un altro io, no? C'è un altro luogo che pure è scritto, ma io ho detto via Montagna, ho detto che non fa peccato, non sono parte della via Messina Montagna. Forse via Montagna, sì, io via non l'ho detto, io ho detto non fa peccato, in quella zona di là, in zona verso Piero di Picciotto, nella zona, nell'altra parte di Piero di Picciotto. Ora, in uno di questi episodi lei ha partecipato? No, no, non è stato. Lei? Di questi episodi sarebbe l'omicidio? No, no degli omicidi. Delle danneggiamenti. Danneggiamenti? Sì, insieme con lui mai. Insieme con lui mai? Sì, è una macchina che ha rubato a Piazza Santa Rosa. Allora, insieme. Come ha saputo della sua partecipazione? Come cugino. Cioè, partecipazione ho fatto in seguito. Mio cugino Tempesta me l'ha detto. Sono cose che gli ha riferito suo cugino Tempesta. Avanti, dica. C'è qualche altra cosa, signor Ma senta, non è che lei che deve fare l'interrogatorio, qua in sostanza cerchiamo di... No, il confronto significa che lei faccia delle... rivolga all'imputato le sue contestazioni. Signor, non è che deve fare domande. Io mi chiamo Alfano Paolo. Sì. Chi ce l'ha detto a lui che mi chiamo Pietro? Se facciamo chiamare Pietro, tutto chiamano Pietro. Ma chi ce l'ha detto? Lo chiamano Pedro Sappone perché c'è Virente come il sappa. No, così mi ha detto. Mio cugino mi ha detto perché c'è Virente come il sappa. C'è evidente come le sappe, no? Allora chiamano Pedro Sappone. Mio cugino mi ha detto cosa? È un killer di professionista, cioè faceva parte della cosca di Filippo Marchese, braccio destro di Carmelo Zanca, e si trovava a Piazza Santa Rassimo sempre insieme con Carmelo Zanca, e lui si è portato pure un BMW che era posteggiato. Quello è entrato nel panificio, no? Mentre che è entrato nel panificio, quello è uscito, lui si è messo sotto e si è portato la macchina, no? Quello è uscito e non ha preso la macchina, va. Cioè, e poi con lui mi sono incontrato una villa a Castelfaccio che c'è una volta a Chiumala, no? Filippo Marchese, altre persone che ho fatto in no. Lei lo conosce, Sinagra? No, non lo conosco, signor. Non lo conosce? No, non l'ho visto mai. Lui mi conosce bene, abbastanza bene. Signor Presidente, io voglio sapere chi ci ha detto che mi chiamo Pietro. Ma l'ha detto? Che... lo deve dire, chi ce l'ha detto? Chi ce l'ha detto? Tutti sapevano chiamare un altro nome, cioè come Francesco Spataro, io che sapevo si chiama Francesco, si chiamano Peppucci, e cioè non so, e lui si chiama Pedro Sappone, ce l'ha. Alfano Polo che ce l'ha detto che mi chiama Alfano Polo? Ci avete mandato di cattura, ho letto, no? Che si chiama Paolo Alfano. C'è una domanda. No, signor Presidente, nella prima istruzione ai danni di Dominici, lui ha detto che lui, io Alfano Paolo, Rotolo Salvatore, Sinagra Vincenzo, dovevamo fare questo attentato, tutti e quattro. A un certo punto lui aveva un appuntamento, un impegno, non lo so, si è allontanato. Io, Rotolo e Sinagra Vincenzo abbiamo messo questa bomba. Dove eravamo quando siamo partiti per mettere questa bomba che c'era pure il signor Sinagra? Siccome lui, no, si faceva sempre nei bagni delle Versi, no? E via Romagnolo. Ora, siccome questa bomba la dovevo mettere io, se ne vince in serrotto. Se non che io, cioè, quello mi sarebbe, lui state qua, no? Se qua ci andiamo noi, e casomai la portiamo il sappone. Che sapevano che loro si facevano sempre nei bagni delle Versi, capito? Sono andati nei bagni delle Versi e se l'hanno portato. Poi mi cugino mi ha detto tutto a posto. Cioè. Allora l'hanno lasciato da Versi, e io, Rotolo, e su... No. Sono rimasto a Santa Rosa. L'hanno lasciato a Santa Rosa. E io e Rotolo e so. E lui l'hanno lasciato dove? A Santa Rosa. E io, Rotolo. Rotolo e Sinagra Vincenzo sono venuti a prendere. Rotolo. Sinagra Vincenzo.
sono venuti a prendere in macchina lei ai bagni di zii per andare a mettere la bomba. Poi è tornato Sinagra Vincenzo, detto Tempesta, suo cugino, e gli avrebbe detto tutto a posto. Che ha messo la bomba? Che avevano fatto quello che per cui erano andati. E lui mi ha visto che era assieme io a Rotolo. Non ha detto questo. Non ha detto quello. Lui ha riferito queste circostanze. Signor Presidente. Quelli che l'hanno lasciato prima di andarsi, dice va bene, visto che tu non ci puoi andare, dice tu resta qua, andiamo a prendere Pietro Zappone. E questo è quello che dice lui. Nel suo interrogatore non dice questo, né per sì, quello che dice ora. Ah, ora, allora quello non vale più. Ma quello che ha detto prima perché è diverso? E com'è? Sì, sì, ha detto che eravamo tutti e quattro assieme. Tutto assieme lui ha avuto da fare e se ne andò. No, esattamente dice in questa maniera, ce l'ho qua sotto. Sì, leggiamolo. Esatto, cioè praticamente è più preciso in sede di ispezione dei luoghi, quando è stata portata, che dice così. Esso Rotolo, il Tempesta e Paolo Alfano misero un ordigno esplosivo, parlando dell'officina rettifiche motori. Esso Sinagra era stato dapprima incaricato di tale operazione, ma per un disguido non partecipò. Cioè non è specificato. Ma questa è la dichiarazione integrale? No. È la dichiarazione in sede di ispezione dei luoghi. No, fatta dal... Io l'ho letto io, nella dichiarazione integrale, dicevamo tutte e quattro assieme. E ce l'ha l'avvocato la dichiarazione, sì, l'ho letto con i miei occhi, l'ho letto. Nella prima dichiarazione parla Sinagra di essere tutte e quattro assieme, Alfano, Tempesta, lui e Rotolo. Poi modifica questa sua prima dichiarazione e in sede di ispezione dei luoghi dice erano presenti Alfano, Rotolo e Tempesta, io non potei partecipare per un disguido. Questa è. Quindi ci ha visto tutte e sei assieme, signor Presidente. E si comunque... ricorda questo particolare? No, questa versione dei fatti adesso. Non so se è cambiata. Quella che ha detto si ricorda quella che ha detto prima, c'è domani. Ma si ricorda quello che ha detto? Sta dicendo adesso, ora su questa... E che cosa ha detto ora, Presidente? Ora ha detto che il... Si trovavano tutti insieme a Piazza Sant'Erasmo. Benissimo. Dovevano andare a mettere questa bomba a questa officina di Viale dei Picciotti. Domenici. Da Dominici. Sì. Se non che lui è rimasto a Piazza Sant'Erasmo e gli hanno detto di restare là. Ed andavano in macchina, dovevano andare in macchina a prendere... Pietro Zappone e Bagni Virzì. Sta bene così. E lui conferma che stamattina ha fatto questa dichiarazione. No, ora, in questo momento, prima che lei arrivasse. Benissimo. E lei vuole. Scusi un momento. Vuole il microfono, avvocato? Sì, è uno cuore. Non ho capito, scusi. Se lei mi dice il numero, io le do il microfono. 79? Ecco. Abbiamo informato avvocato Montini, visto che l'avvocato Filecce è arrivato e non dopo dell'inizio del confronto, lo abbiamo reso edotto di quello che aveva dichiarato Sinagra Vincenzo. Tutto qui, non è un confronto a tre. Vedevo che proseguiva il dialogo a tre. Comunque la ringrazio, signor Giuseppe. Sì, non era... Dopo... Forse il cambiamento del posto gli ha fatto cambiare anche l'avvocato. No, ora non dobbiamo continuare, abbiamo chiarito, basta. Signor Presidente, sì. Io ho copiato la registrazione della bobina, quello che ha detto il signor Sinagra l'altro giorno, quando giovedì, mercoledì o giovedì. La posso leggere? Sì. Allora leggo quello che ha detto Sinagra. Dice, lo sai, dobbiamo mettere un'altra bomba al viale dei Picciotti, che era un'officina che aggiustava macchine e cose qua ci dicono. La chiamano la strada nuova, la zona nuova, una cosa di queste, perché l'hanno fatta nuova la strada e la chiamano la strada nuova. Io ho detto, io va bene, quando è ora poi mi chiama, io sono sempre qua e vengo. Invece poi che a me non mi hanno chiamato più. E mio cugino mi ha detto che ci è andato lui, Rotolo Salvatore, e poi sarebbe questo Pietro Zappone. Lo chiamavo io, e poi ho saputo che si chiamava Alfano Paolo. E ci sono andato tutti e hanno messo questa bomba, là. Presidente, in Viale dei Picciotti, dice, in Viale dei Picciotti. Ora specifichi dove l'hanno messa e cosa era. Senago, c'è un'officina di macchine che aggiusta macchine.
motore, cioè io non glielo posso indicare preciso, perché io mica posso sapere che cosa c'è in un'officina. Presidente, sì, ma l'ha indicato nella Senaga, l'ho indicata, mi pare Oviale dei Piccioli. Presidente, mi pare che nella ispezione l'abbia indicato, comunque c'era un'officina, uno d'officina, in Viale dei Piccioli, Conti, Senaga. Poi loro hanno detto che ne hanno messo un'altra. Io lo posso accompagnare pure là? Sì, no, aspetta, continui. Va bene, ci possiamo fermare poi. Poi loro hanno detto c'è che... C'è già andato lei. Non c'è già andato lei. Ci ho passato lo Viale dei Picciotti, c'era la zona dove. Ma dopo ci sono per spiegare, signor c'è presidente. Io ci posso, più o meno ci posso andare qua, ci insegna dov'è. C'è già stato un motore, ma mi pare che nell'ispezione perché lei c'erano pure dei motori. Dei ma motori, ha fatto lei in istruttoria. Dunque, vediamo che cosa vuole. Cosa vuole dire, io non lo so. Aspetti, lei non intervenga per dopo il momento. Dopo questa sottomeria, sì. Dice poi, loro ne hanno detto che ne hanno messo un'altra. Però io forse non ho spiegato bene dove si trova, capivo. Ne hanno messo un'altra in un fabbricato che sta costruendo. Ce l'hanno messo però in un macchinaggio, forse in un trattore, qualche cosa per la gru, forse la gru. Si hanno fatto scoppiare sta cosa, che si trovava sempre nella zona, cioè nella parte di Viale dei Picciotti. Pure nella zona, l'anno, quella zona si trovava pure un capire. Me l'ha detto sempre lui, Tempesta, se non me lo diceva lui... Io mica le sapevo queste cose, non le sapevo, cioè nel frattempo che mi ha raccontato questo episodio che hanno messo pure a bomba, là è via. E basta, finito. E poi ci conto i ragioni. Questa è rapine, ma non... Signor Presidente, prima abbiamo messo allora questa del Dominici in Viale dei Piccioli. Benissimo. L'altra dove l'abbiamo messo e quando? Quanto tempo è passato dopo che abbiamo messo la seconda bomba? Ma l'imputazione che riguarda? L'imputazione sono uno per... Una la Max Meyer. La Max Meyer, sì. E quella di Dominici. L'altra rettifica motori. Non è un'imputazione che riguarda questa bomba messa in un edificio in costruzione. Lei non ce l'ha questa imputazione. Ma lui ha detto che ho messo una seconda bomba. Dove l'ho messo? Scusi, se lei non è imputato di quest'altro fatto, perché dobbiamo fare un confronto su un fatto che... Lasciamo stare, Alfano, limitiamo l'indagine soltanto a Dominici. Quando un pentito parla, non è che subito fanno il male di cattura. Ma che quindi c'è? Lui ha parlato di una seconda bomba. Sì, ma l'imputazione... Quanto tempo è passato? Ma c'è un reato, un'imputazione, c'è... Non c'è un'imputazione. E allora ha valore o non ha valore quello che dice lui? Non è che non ha valore, siccome non sei riuscito... Ha detto una seconda bomba. Non è che non ha valore, questo è un giudizio che io non posso esprimere, che non esprimerò mai, fino a quando non ci sarà la sentenza. Io le sto dicendo semplicemente che lei non si deve difendere di un'imputazione su questo fatto, perciò è inutile che noi andiamo... Va bene, Presidente. Allora mi devo difendere, signor Presidente. Limitiamo l'indagine all'episodio Dominici, dove c'è l'imputazione. Benissimo. Limitiamo a quello. E quello è stato già limitato. L'imputato Sinagra ha parlato. Lei per cortesia ci vuole domandare dove l'ho messo la seconda bomba. E ci domanda, sai il suo confronto. Sì, ma non è il motivo. Non è che è un reato se lei ci domanda. L'ho detto prima, signor Presidente, l'ho detto già prima. Ci ho reparato di nuovo. Ma non qua, quanto tempo è passato per mettere la seconda bomba? Sempre uno per la dei Picciotti, no? C'è una zona per la dei Picciotti e un'altra nella strada nuova. Strada nuova, no? C'è strada nuova. Strada nuova, cioè io non lo so. Dopo quanto tempo, signor Presidente? Io ho detto 81-82 perché non c'è il giorno che mica posso ricordare tutti i giorni precisi. Non lo so. È stato dopo la prima. Non ci penso, veramente. Sei stato dopo la prima o la seconda? Cioè mica mi scriveva come mi diceva lui. Questa non è materia di confronto. Noi abbiamo ammesso il confronto anche su queste circostanze. Poi ci spiego. Come scrivi? Cioè, signor Presidente, voglio precisare un'altra cosa, no? Sì. Mentre io mi trovavo nella villa dove stavamo. C'è il fatto di Runghetta Pedone e Ignazzo e c'è quelle due che abbiamo ucciso là, io il nome mica chi sa, c'è il nome di madre di cattura, insomma quelle due persone sono state strangolate là. Questa persona sapeva che mi diceva a me,
Dice scrivele, cioè scrivele significa scrivere, no? Mentre là conto, tutte quelle che uccidevano, capito? Cioè Paolo ha contato una cosa, no? Dicendo, dice che là, dice c'è stato prima uno, no? Tempo fa c'è stato uno che si segnava tutto l'omicidio, capito? E poi dice, no, forse è come diceva, e poi a questo dice, ci hanno trovato questo foglio scritto, cosa, lui dice, rispondo Filippo Mecchese e mi dice, non perdere la conta, lui dice, contale, cioè che significa? Cioè quello che ci ho spiegato io più o meno, ti faccio capire che gente sono, no? Cioè okay. Questo signore. Comunque mi pare che sul punto specifico della estorsione si è fatto il confronto per quello che... Non funziona? Sì, funziona. È falso e non è un pentito, è falso. La bomba Domenici l'ha ricevuta il 24-8-82. A lui l'hanno arrestata all'11-82. E anche a Tempesta. 11-82. 11-8-82. Ah, 11-8. Era in galera. Suo cugino era in galera. Lui è falso. Lui non è un pentito. E se quello lui dice... è un calcolatore. Lui è un calcolatore. Perché prima voleva prendere in giro i magistrati. Non c'è riuscito, voleva prendere in giro il dottore. Ora vado a prendere il giro qui a noi. Io ho ferito.